slow autumn at my window. If I could hear the fire, the long times, for the wrinkled body is sounding, everything carries me. Dans tes jupons, on retrouve ton parfum, ensevelir ma tête, le voyage, et respirer. Pour le douleur, exhale towards those eyes, and wait for me. Well, now, dormir, If suddenly you forget me, Eccoci qui per la seconda puntata Estremo Oriente. È quindi di nuovo il Dipartimento di Studi sull'Asia e l'Africa Mediterranea ad essere qui presente con il professor Marco Ceresa, il professor Paolo Magagnin. Abbiamo una presenza di un editore importante che a noi piace molto, è sempre presente in Croci, qui rappresentato da Mattia Carratello, Sellerio Editore. E ricordiamo che questo incontro è stato reso possibile dall'Istituto Confucio, sempre preziosissimo collaboratore di Incroci di Civiltà. Bene, buongiorno a tutti. E per la seconda parte dei nostri incontri in Asia orientale, come già diceva Pia, incontriamo uno scrittore cinese giovane e molto promettente, lo era già prima che ovviamente il suo romanzo venisse tradotto in italiano, e parliamo di Xu Zhechen. Grazie. Ecco, Xu Zhechen ci ha fatto l'onore di visitarci, ecco, di essere qui a Venezia dopo aver fatto diverse esperienze anche come resident writer in diverse università. È stato in America due volte e ha seguito dei programmi appunto di scrittura. È autore di 4 romanzi, è autore soprattutto di una vasta produzione di narrativa breve. Il romanzo che appunto è stato tradotto in italiano e che è disponibile è un suo romanzo breve, Correndo attraverso Pechino, mentre la sua ultima opera si intitola Jerusalem ed è un romanzo decisamente più impegnativo sul piano sia del mole, perché si tratta di un bel volume, sia degli argomenti che sono diventati più seri e impegnativi. Bene, e allora penso che possiamo lasciare invece per ora lo spazio alla lettura dell'autore e alle slide su cui potete seguire la traduzione italiana del passo che ha scelto. Ok, io leggerò in italiano, con l'inglese, Io leggerò in cinese, probabilmente molti di voi non capiranno la mia lingua, però cercate di fare attenzione anche alla musicalità, di come il cinese è diverso dall'italiano, dall'inglese e dalle altre lingue. Questo estratto che leggerò dal mio romanzo racconta un episodio in cui il protagonista Dun Huang affronta una tempesta di sabbia a Pechino. Sicuramente molti di voi hanno sentito parlare della grave condizione dell'inquinamento di Pechino negli ultimi anni e perciò adesso le tempeste di sabbia non sono più un problema perché abbiamo lo smog. 我就给大家展示一下当年的沙尘暴的盛况。
Così ora avrete modo di capire qual era la situazione delle tempeste di sabbia fino ad alcuni anni fa.后半夜出来上厕所，一天的大风，呼啸着经过十面瓦屋顶，尘沙迷了他的眼，他没去巷子头的公共厕所，在大门口的槐树底下撒了泡尿，赶紧回去，狗日的沙尘暴，半夜三更跑来了。次日上午，窗外有人兴奋地说话，土啊尘的，敦煌睡不下去，就起来了，出门看他们还在说。 房东指着他脚下说：“小伙子，看土。”敦煌看看脚下，一层细腻的黄土，跺一脚，溅起一团尘土，尘烟，再跺一脚，又溅起一团尘烟。敦煌连跺了几十脚，周围尘土飞扬。老太太和邻居们一个劲儿地往后躲：“别跺，别跺，呛死了。”敦煌停下来，哪来的土？ 他看到周围所有东西上都均匀地覆盖了一层厚厚的黄土，沙尘暴现在风停了，太阳在天上，因为浮尘的原因看起来发白，黄天白日。下土了，房东兴奋地说：“老天下土了！”邻居们一样的兴奋，不管老人孩子，长这么大，谁见过天上下土呢？ 反正敦煌没见过，他踹了一脚门前的槐树，一阵黄土飘飘悠悠地落下来，真他妈的下土了。敦煌也跟着兴奋，洗漱完了，收起背包去卖碟。一路上东张西望，到处都是土，黄澄澄，灰扑扑，很多小孩都像他一样跺着脚玩。有的地方清洁工还在扫大街，积到路边的黄土堆得老高。 奇了怪了，怪不得贾政办得好的都进去了，年头不对呀。真正让敦煌觉得好玩的是在天桥上，他站在高处，看到眼前低矮的居民区和街道，一夜之间变成了单纯的土黄色，如同在冬天看见大雪覆盖世界。但和那感觉完全不同，落了土的房屋和街道看上去更像一片陈旧的废墟。 安宁，死气沉沉，很难相信，除了雪之外，还有什么东西能让世界变得单纯和平面起来，而且竟是如此的颓败和荒凉。再看那些面无表情、匆匆经过的行人，敦煌陡然生出一股破坏的欲望，他脱口大喊：“夏小荣！”谁都不知道夏小荣是谁。 但都转过脸来看这个莫名其妙的疯子。敦煌对他们微笑，点头微笑，一阵窃喜，觉得这帮家伙愕然的大幅度扭转身子，使眼前的世界多少动了起来。然后他看到路边停的一辆汽车上，谁在上面的黄土里写了六个字：“狗日的沙尘暴。”敦煌觉得这个有点意思，下了桥。 在后面加了三个字，当然是。写完了还不过瘾，又转到后备箱上写了五个字：“不是我写的。”写完继续走，看见一辆宝马停在路边，就上去写“狗日的宝马”。连写了三辆车，什么牌子的车就写“狗日的什么”。到了第五辆车前，刚想写“狗日的”，忽然想起办假证时到处写的小广告。 用签字笔或者喷漆，行人能看见的地方就写办证，然后是手机号码。为什么不能给卖碟做个广告呢？敦煌顺手写下了自己的电话：卖碟133等等等。他为这个天才的创意兴奋不已，一路写下去，见到车就写，车头没擦的写车头，车头擦过的就写在车尾。 只写到手指头发麻、胳膊变酸，右手看上去都像是黄土团成的。
有人看他，他也不管，只顾闷着头写，写完就走。写到下午两点，粗算一下，不下300辆。然后找了个小馆子犒劳自己，看吧，等着别人来找吧。卖光盘的同志们多年以后就应该感谢他，是他真正开创了光盘的外卖业务。一顿饭没吃完，果然手机响了，敦煌兴高采烈地去接，对方说，是卖碟的吗？敦煌说，是。小姐你好，需要哪部电影？对方说，有病啊你。敦煌觉得不对劲儿，想缓和一下气氛，就说，小姐您好，我好像没有这部电影。对方说，别装傻，装疯卖傻，我告诉你，别到处乱写乱画，爪子痒了到石头上磨去。说完就挂了。敦煌很高兴，回骂道，磨你奶奶的腿儿。这种事办假证时常遇到，广告写在人家讨厌的位置，或者带背胶的小广告贴错地方，无聊的家伙就会打电话来撒气。敦煌高兴的原因是广告的效果出来了，有人吐口水，一定也会有人送钱来。买单时手机又响了，是个小伙子要买碟，也是在车上看到的广告，单位在长虹桥。敦煌就坐车过去了，到那里4:30，小伙子在5楼，几个办公室的同事都围过来，每个人对影视都在行，他们对影片的随口评论相当地道。后来敦煌离开才发现，那是专门搞文艺的单位，那一座楼全是搞文艺的，不是玩小说诗歌戏剧的，就是弄舞蹈音乐影视和出版的。小伙子说，一直有个卖碟的定期来，最近3个月不见人影。敦煌说，那以后我定期来，想要什么碟可以提前打招呼。单位里的人对碟片的品味相当满意，这个敦煌还是有点自信的，虽说是盗版，但是他的碟盗得好，盗亦有道嘛，卖了31张。离开时敦煌问，其他单位能去吗？小伙子说，没问题，直接上门就行了。原来那个就是直接上门推销的。敦煌高兴得快晕过去，真是天上掉下来把狗屎落他的粪筐里了。10几层的楼，他只跑了2层，人家就下班了。就这2层也卖了80多张，80多，啥概念啊？纯利润200-300块钱。上公交车前，敦煌买了份报纸，吓一跳。报纸上说，昨夜北京下了30万吨的土。他对30万吨的唯一想法是，那能垒出多少个坟堆啊？报纸还说，这30万吨土一部分是北京自产自销的，北京现在就是一个大工地，没风的时候都可能尘土飞扬，另一部分是从新疆、内蒙古和大沙漠里刮来的。想想风这东西真他妈的伟大，硬挺着把一粒粒尘埃千里迢迢地送过来，大工程啊。还有一个耳目一新的消息，新疆某列火车遭遇沙尘暴，一侧的车窗玻璃全被击碎，乘客只好一边站2个人，拿被褥堵住窗口，千里迢迢的与天斗与地斗。敦煌估计这种事可能一点乐趣也不会有，但对这些消息敦煌莫名的兴奋，很想找个人说一说。找谁呢？除了七宝好像没别人了。七宝呢？你在哪里？谢谢。Bene, allora ringraziamo Xu Zhechen per questa lettura così appassionata di questo passo che è un po' a metà tra il divertente e l'amaro. Ecco, la prima cosa che vorrei chiedere a Xu Zhechen è, nei suoi romanzi ci sono dei personaggi che sono tratti dagli strati solitamente più sfigati, diremmo, ecco, della popolazione urbana pechinese, ladruncoli, lavoratori migranti, venditori di DVD contraffatti, eccetera, eccetera.
quello che io vorrei chiedere è: come mai con il background di educazione che ha ricevuto, con la prestigiosa laurea al Dipartimento di Letteratura Cinese dell'Università di Pechino, quindi il non plus ultra per gli studi letterari, come mai ha deciso di parlare proprio di questi strati della popolazione, di parlare dei più umili? 这个问题很多人问过，其实很简单，接受了高等教育或者找了一个好工作也有可能是一个穷人，因为是个穷人，所以我接触的大部分也是穷人，因为一个穷人周围生活的应该也是穷人，所以我对这些人特别熟悉，这其中有我的一些朋友， 有我一些老乡，还有像刚才讲的卖碟的，我个人特别喜欢看电影，所以买了很多的碟，跟卖碟的朋友接触的也比较多。你先翻译我再说，好吧？ Molte persone mi hanno fatto questa domanda in passato. La ragione è molto semplice. Io sì, ho ricevuto un'istruzione di alto livello, ho un lavoro, un buon posto di lavoro, ma ciò non significa che io non sia stato povero. Di fatto io sono cresciuto in mezzo a questo ambiente povero e molti dei miei amici anche appartengono a questi strati sociali. Perciò ho avuto molte occasioni di entrare in contatto con questa tipologia di personaggi, anche perché io stesso amo molto guardare i film e perciò compro spesso i DVD, perciò sono venuto in contatto con questi personaggi in numerose occasioni. Io ho vissuto in un paese di campagna, 但在很多年前，中国的确很穷，尤其中国的乡村很穷。 Ho scritto anche alcuni romanzi che hanno trattato il tema della campagna cinese e come immagino che voi sappiate la campagna cinese fino a pochi decenni fa era un posto molto molto povero. Probabilmente molti oggi pensano che la Cina sia una nazione assolutamente ricca, in realtà i distretti rurali sono ancora molto poveri. 中国人口很多，所以竞争很大。很多年前我念书的时候，那个时候考大学，没有现在这么容易。经常是一个学校，整个一个中学只能考出来一个人。我记得我小的时候，那个整个小学几百号人，最后就考出来我一个人。也因为这个原因，所以我的很多的小学同学、中学同学， 他们都没有机会接受更好的教育，但是，现在中国的人口流动特别大，很多人都希望到城里面去过上好日子，所以这些没有机会接受更好教育的过去的发小朋友，他们都来到城市，所以我们在北京又去见面。 E come voi sapete la popolazione cinese è molto, molto estesa e perciò ci sono, in passato si sono verificati episodi per cui all'interno di un paese soltanto una ristretta cerchia di persone aveva l'occasione di frequentare l'università. Soprattutto quando io ho fatto l'esame per accedere all'università della mia intera scuola, soltanto una persona aveva accesso all'istruzione superiore e alla fine io mi sono rivelato essere proprio quella persona. Perciò mentre io ho avuto occasione di andare all'università, molti dei miei compagni non hanno potuto andare e ricevere un'istruzione di alto livello. Tuttavia, al giorno d'oggi si verifica un grande movimento della popolazione cinese, ci sono grandi masse che si spostano verso la città e vanno a vivere in città. Perciò tutte queste persone con cui ho perso i contatti durante gli anni dell'università ho poi avuto occasione di rincontrarle a Pechino. E siccome questi miei amici non avevano ricevuto un'istruzione adeguata, si sono ritrovati a svolgere dei lavori abbastanza,
ai margini della società, come per esempio quelli di cui parlo all'interno del mio romanzo. E con loro mi incontro molto spesso, perciò conosco bene la loro situazione. Pechino è una città che per la popolazione cinese riveste un'importanza particolare e credo che non sia neanche lontanamente paragonabile con quello che gli italiani provano nei confronti di città quali Roma o Venezia. Non è soltanto una semplice capitale per i cinesi, non è soltanto la grande capitale della Cina, bensì è anche il centro dell'istruzione e perciò riveste questa importanza simbolica in quanto ha ospitato gran parte degli intellettuali cinesi. E perciò in questo ambiente, questo ambiente ha influenzato molto quelli che come me hanno studiato a Pechino ed è la stessa ragione per cui queste persone desiderano trasferirsi a Pechino, cioè per provare loro stessi in prima persona questa atmosfera che ha caratterizzato lo sviluppo degli intellettuali cinesi anche dal punto di vista dell'istruzione, dell'ideologia, tutti questi fattori ed è per questo motivo che loro vogliono trasferirsi e spostarsi verso Pechino. 不管什么原因，反正我们是在北京这个地方相遇了。相遇了以后，我发现我们除了职业的不同之外，我们对北京的很多感受是一样的，就是一个异乡人，在一个大都市里那种漂泊的那种，漂泊无依的那种无根的感觉是相似的。 E perciò quando ho avuto occasione di rincontrare questi personaggi, questi amici che avevo durante la mia infanzia, ho scoperto che al di là della differenza, per esempio del posto di lavoro che avevamo io e questi personaggi, in realtà il nostro sentore nei confronti di Pechino era abbastanza simile, cioè eravamo tutti in una condizione di sradicamento, eravamo tutti come degli estranei che si sono trasferiti nella grande città. Perciò in realtà narrando le loro storie narro un po' anche la storia di me stesso ed è lo stesso perché è lo stesso sentimento che io provo. Al momento sono molto più in contatto con questi personaggi. Se in futuro avrò modo di entrare strettamente in contatto con delle persone molto ricche, probabilmente scriverò romanzi anche su di loro. 当然我也希望通过写这些比较边缘的底层的人物，希望读者们，真正的了解一下中国还是有这样的一批人。另外一个，不要对这样一些从事非法的职业或者是比较边缘的人有一种妖魔化的认识。希望大家能够从一个人的角度，一个非常正常的活生生的人的角度去认识他们。我力图在小说里面把他们还原成。 Attraverso la mia trasposizione all'interno dei miei romanzi, delle vite di questi personaggi che si trovano in posizioni marginali della società, io spero che i miei lettori possano entrare in contatto con questi strati della società più bassi, proprio dal punto di vista umano, entrare in contatto con loro in quanto individui in carne ed ossa e diciamo staccarsi dalla concezione che vede la Cina come società caratterizzata da personaggi ricchi e dal denaro e dalla ricchezza, perché è importante sapere dell'esistenza anche di questi strati più bassi.
对一个作家来说，不管是写穷人还是写富人，是写一个高尚的人还是写一个卑劣的人，或者是写一个绅士或者是写一个罪犯，不在于他写的是什么样的人，而在于他是否真实地写出了这部分人他的内心感受，是否写出了这部分人跟这个世界的一种最真实的一个关系。Non credo che sia importante che cosa uno scrittore descrive nei suoi romanzi, se parla di persone ricche, di persone povere, di persone agiate o di strati sociali bassi. Quello che credo che sia fondamentale è il suo modo di trasmettere la relazione tra queste persone e il mondo che le circonda. Bene, grazie. Ecco, un'altra domanda che vorrei fare è questi personaggi che appunto compaiono in un romanzo come Correndo attraverso Pechino, si muovono ecco sullo sfondo della grande metropoli che Xu Zhechen ci ha appena abbozzato, però si ha l'impressione ecco che abbiano sempre una certa nostalgia di una sorta di età dell'oro, anche legata alla loro origine, diciamo così, campagnola. Per esempio c'è una scena nel romanzo in cui il protagonista si fa tagliare i capelli da un barbiere di strada e ripensa a quando era il padre a tagliargli i capelli in campagna. Esiste veramente questa nostalgia? È un'impressione corretta quella che ho? E che significati ricopre? 首先我是一个怀旧的人。Io sono un nostalgico. 所以经常会写出了一些怀旧的故事。Perciò spesso mi capita di scrivere storie nostalgiche. 但是这种怀旧，我个人觉得它不仅仅是一个，本质意义上的怀旧，而是一种在中国这样的一个社会现实中，人的一种纠结或者是一种分裂。Ma è una nostalgia che riguarda, diciamo, le suddivisioni della società cinese odierna. 中国跟意大利不太一样。比如说在意大利，城乡之间的差别不是很大，地区之间的差别也不是很大。但是在中国，差别特别大。比如说，一个大的城市跟一个小的城市跟一个乡村之间的差别，它可能是几十年的差距。在很偏远的地方跟一个北京这样的一个地方，它有可能看起来都不像同一个时代。还有就是不同的地方它能够享受的这个时代给予它的一些资源也是完全不同的。比如说在中国，在宁夏，在西海固那样的地方，可能很多人因为干旱完全喝不上水，但是在北京大家可以活得很好，在上海都可以活得很好。也就是说从这个意义上来讲，很多的中国人13亿人，他们活的不是在同一个时代。E di fatto la Cina per esempio è molto diversa dall'Italia, perché in Italia non c'è questa grandissima differenza tra città e campagna o tra vari distretti di una stessa città, mentre in Cina purtroppo sì, e ci sono alcuni posti che sebbene si tratti, diciamo, di in un lasso di tempo minimo hanno sviluppato una differenza enorme, e perciò queste persone sembrano quasi non vivere nella stessa epoca, perché la modernità di Pechino per esempio si trova in forte contrasto con la situazione povera della campagna. Oppure ci sono stati, per esempio, ci sono alcuni distretti vicino a Shanghai in cui a causa della siccità le persone non hanno accesso all'acqua, mentre nella grande città ovviamente la vita è molto più agevole per tutti quanti. Perciò quello che voglio trasmettere è proprio questa sensazione che loro non vivano nella stessa epoca a causa di queste grandi differenze. 中国人还有一个比较独特的就是安土重迁。我们一直强调叶落归根，一个人可能从他的故乡出发，在这个世界上转了一大圈，到老了以后他愿意回到他的故乡，就是即使去世也要死在自己的故乡，所以很多人对自己的故乡这个观念特别强烈。In Cina abbiamo alcune
leggende radicate nella nostra tradizione che narrano di personaggi che hanno abbandonato il loro luogo d'origine, hanno viaggiato per tutta la vita e hanno poi fatto ritorno alla loro terra natia. E perciò è molto sviluppata questa tendenza di descrivere le proprie origini e il proprio luogo natio. E perciò ci sono due problemi sostanzialmente che un cinese si trova ad affrontare quando lascia il suo luogo natio per un nuovo luogo. E innanzitutto il problema dell'identità. Sono in grado di sopravvivere in questo ambiente? Posso adattarmi a questo nuovo tipo di vita? E il secondo problema è di fatto deve riuscire a far fronte alle difficoltà che sono insite appunto in questo passaggio dal proprio luogo natio al nuovo ambiente. Perciò di fatto sono questi due problemi principali che una persona cinese si trova ad affrontare se e quando decide di trasferirsi dal proprio luogo natio alla città, per esempio. 他需要不断的通过怀旧这样的一种方式来确认自己的一个身份。 E il modo che questa persona può trovare per riconfermare, per cercare la propria identità è proprio attraverso questa nostalgia. 中国还有一个词叫造福乡子，就是在外面的世界有所成就以后，要回到故乡，所谓的衣锦还乡，然后发挥自己的一个能力，给自己的故乡办一些好的事情。 E abbiamo un'usanza in Cina che prevede che dopo che una persona ha lasciato la propria terra natia, ha viaggiato e ha riscosso molti successi nella propria vita, fa ritorno al proprio paese, al proprio luogo natio e per ricompensarlo fa qualcosa di buono e contribuisce a rendere migliore il proprio luogo d'origine. Perciò, per esempio, se una persona di questo distretto Xihai a cui ho accennato prima non ha accesso all'acqua potabile, dopo, se in futuro avrà modo di andare a Pechino e lì chiaramente non avrà più problemi ad avere accesso all'acqua potabile, sicuramente ogni volta penserà alla sua situazione di origine in cui l'acqua potabile non era disponibile. 对一个中国的年轻人来说，他可能同时要有两种心态：一个是离开故乡到世界去，同时他会考虑如何重新回到故乡。 Perciò di fatto sono due le caratteristiche che possono descrivere una persona giovane, un giovane cinese che decide di intraprendere questo cammino. Vale a dire, uno è il modo in cui posso lasciare la mia terra natia ed esplorare il mondo e il secondo è come posso fare per ritornare alla mia terra d'origine. E perciò si può attraverso questa nostalgia rivivere appunto il problema del fare ritorno alla propria terra natia. Lascio la parola al professor Ceresa. Allora, proprio parlando di differenze fra zona e zona e anche fra quartieri della stessa città. Ora, il romanzo che in italiano è intitolato Correndo attraverso Pechino, e poi magari chiederò anche il perché di questa scelta, in realtà in cinese si intitola Correndo attraverso Zhongguancun, che è una zona specifica di Pechino con determinate caratteristiche. Vorrei sapere il perché della scelta di questa zona e poi il perché della scelta del titolo in italiano, anche se mi pare evidente. Italiano.
Perché io abito a Zhongguancun e perciò sono molto esperto di quella parte della città. Molti, anzi tutti direi che conoscono Pechino, però forse molto pochi conoscono Zhongguancun, che è questo particolare distretto di Pechino, che in realtà per Pechino e per l'intera Cina è fondamentale. E perché? 大家知道美国有一个硅谷, 中关村对中国来说其实中关村就是中国的硅谷. Si può dire che Zhongguancun è uno delle, diciamo, la culla forse della, della civiltà e della, dello sviluppo, la Silicon Valley della, della Cina. 因为有很多的高科技都集中在中关村, 中国最好的大学, 比如说北大, 清华, 人大, 外国语大学, 这样的一些最好的大学, e soprattutto perché è un grandissimo distretto universitario, infatti l'università di Pechino, l'università Tsinghua e molte altre università tra le più importanti della Cina sono proprio, hanno sede a Zhongguancun. 我有一个比喻, 比如说中南海, 如果是中国的心脏的话, 我觉得中关村 应该是中国的大脑. Avrei una, diciamo, una metafora. Se, il Zhongguancun è la, la sede del Partito Comunista. È di fianco alla città proibita, sì. Shanghai è il simbolo, sì, è il cuore della, della Cina, Zhongguancun è il cervello. Perché Zhongguancun è il cervello. Quindi sicuramente se Zhongnanhai, essendo la sede diciamo politica del cuore politico di Pechino, ha, è da lì che hanno avuto origine tutte le riforme e la, diciamo, l'attuale situazione politica, siccome Zhongguancun è il centro dell'alta tecnologia di Pechino, sicuramente può essere paragonato al suo cervello, al cervello della Cina di oggi. Ma non è solo Zhongguancun, c'è anche un'altra cosa: La particolarità di questo distretto è che non è composto soltanto da dall'alta tecnologia, ma ci sono per esempio anche altissime personalità nel campo dell'istruzione, in quanto ci sono professori famosi, i più bravi studenti sono concentrati in quella zona della città. Tuttavia però ci sono, c'è una grande concentrazione anche di persone che appartengono ai, agli strati più bassi della società, perché di fatto è una zona della città che ha subito diciamo un'immigrazione da parte di numerose numerose categorie di persone, e perciò io credo che possa essere un po' considerata la metafora non solo della città ma forse anche dell'intera Cina. Io ho abitato a Pechino, abito a Pechino da qualche decina di anni, e credo che se una persona riesca ad avere una visione chiara della situazione di Zhongguancun, sicuramente può avere chiara la visione delle, di Pechino e dell'intera Cina di conseguenza. E siccome a Zhongguancun è alta anche la concentrazione di stranieri, a maggior ragione se voi riuscite ad avere una visione chiara e nitida di Zhongguancun, avrete una situazione
una visione nitida dell'intero mondo. E sicuramente Zhongguancun è uno dei simboli della Cina, delle parti più rappresentative. Ecco, allora, proprio riallacciandoci al fatto che questo Zhongguancun è un centro culturale e di produzione culturale molto importante e tecnologica anche, io vorrei toccare, nel romanzo compare in continuazione l'immagine e la realtà dei DVD pirata. Ora, la pirateria editoriale e in generale dei DVD, la violazione del copyright, tutti sappiamo, è illegale ed è una brutta cosa. D'altro canto, quanto questa ha aiutato le giovani generazioni cinesi ad entrare in contatto con la cultura e con fonti culturali alle quali non avrebbero avuto accesso per mancanza ovviamente di mezzi?我知道在如果是在国内你谈到盗版的时候可能会有很多人有不同的意见，但我倒不是这样认为。我觉得因为那个时候中国还没有加入伯尔尼的公约版权公约，他也不遵守这样一个规则，但是现在如果你在北京是很难看到盗版的，已经这个状况有极大的改变。其实不仅仅这个盗版不仅仅方便了很多的中国年轻人，也方便了很多的外国人。 我很多的外国的朋友到北京，那个时候，第一件事就是到一些音像店去找一些他在国外买不到的一些影碟。 E se noi parliamo del problema della pirateria in Cina, sicuramente si possono trovare diverse opinioni. Io credo che personalmente adesso non si trovino tante copie pirate di DVD in Cina, però credo che questa sia una cosa che ha aiutato non solo i cinesi ma anche gli stranieri. Per esempio io ho alcuni amici stranieri che appena arrivati in Cina subito sono andati a cercare di comprare le copie pirata dei DVD che non avevano modo di trovare nelle loro nazioni. Io direi che l'abbiamo fatto tutti. Quindi, io credo che questa sia una conseguenza inevitabile Io credo che questa sia una conseguenza inevitabile dello sviluppo cinese, ma credo che in futuro questa tendenza andrà sempre più affievolendosi. Il motivo della loro importanza credo che sia perché dopo ovviamente le riforme di apertura della Cina sicuramente è aumentato il desiderio di entrare in contatto con numerosi aspetti delle culture anche estere. E culture differenti da quella cinese. Questo è stato fatto in diversi modi e per esempio attraverso questi DVD. Se non ci fossero stati questi DVD difficilmente sarebbe stato possibile questo. Io stesso ho guardato molti film pirata per avere insomma per la mia conoscenza personale. Se noi guardiamo alla Cina, questa enorme nazione con 1.300.000.000 di persone, il loro desiderio di conoscenza del mondo e delle culture estranee alla Cina è quasi spaventoso e si può dire che attraverso questi metodi qualche tempo fa è stata aperta, diciamo, la prima finestra per una nuova conoscenza da parte della Cina di tutto quanto il mondo. Ora questo problema non esiste, perché abbiamo internet, i cinesi hanno almeno un telefono.
Questa necessità al giorno d'oggi non sussiste più, perché tutti abbiamo accesso a internet, alla rete, perciò possiamo anche semplicemente usando il cellulare entrare direttamente in contatto con tutti questi fattori. Non c'è più bisogno dei DVD che avevano la potenzialità di portare in Cina film e musica stranieri. E sicuramente il motivo per cui ho deciso di parlare di questi DVD pirata è appunto questo, a causa del loro ruolo chiave, della loro importanza. Infatti è proprio perché sono proprio stati hanno avuto un ruolo chiave per lo sviluppo mio e di tutti quelli della mia generazione. E spero che il mio romanzo possa allo stesso modo entrare a far parte del strato culturale della nuova generazione. Prima di fare la mia domanda su Jesen, volevo ricordare come negli ultimi anni la Sellerio sta cercando di impegnarsi in un progetto, spero abbastanza rigoroso, sulla letteratura cinese, un progetto che deve tutto ad una serie di collaboratori, a mio modo di vedere, straordinari, che sono poi fortemente di base veneziana, che vanno da Paolo Magagnin a Nicoletta Pesaro, a Marica Morzente, a Maria Gottardo, collaboratori che fanno la differenza in qualche modo. Una casa editrice vale quanto i suoi collaboratori. In questo caso io ritengo che noi siamo in grado di intraprendere un buon percorso sulla letteratura cinese proprio grazie a loro. È un percorso tra l'altro sorprendente anche per me, io sono un editor della casa editrice e attraverso di loro, con loro e con il loro aiuto cerco autori cinesi da pubblicare, e così mi sono imbattuto con grande fortuna appunto in Su Zhechen. Incontrare l'editoria cinese per noi è una esperienza molto curiosa, perché incontriamo editor, editori, rappresentanti di diritti stranieri, per esempio nelle fiere. Io tra 20 giorni vado a Londra e incontrerò alcune case editrici cinesi che mi presenteranno degli autori. Ciò che è molto sorprendente e curioso è che quando poi tornerò a Francoforte a ottobre, quindi 6 mesi dopo, e rincontrerò queste case editrici, non ci sarà neanche una persona che avevo incontrato ad aprile a Londra, perché nel frattempo gli editor, i diritti stranieri sono tutti cambiati. Non solo sono spesso delle persone giovanissime di 19-20 anni, ma scopriamo che, o ci sembra perlomeno, nel sistema editoriale cinese vi sia questo incredibile ricambio, e per molti di questi giovani fare gli editor, lavorare in editoria, sia a volte un passaggio per lavori migliori o per altre cose. Conoscete, l'editoria italiana è immarcescibile, è sempre uguale, siamo sempre gli stessi, invecchiamo, moriamo in questi stessi luoghi e case editrici. Il mondo dell'editoria cinese mi sembra l'opposto, mi sembra addirittura che per molti di questi brillanti, formati, giovani, l'editoria non sia neanche un luogo particolarmente interessante in cui lavorare. Perché racconto questo? Perché mi chiedo a questo punto, come si fa a diventare scrittori in Cina? Come fa una ragazza, un ragazzo che magari appunto viene da una provincia, da una campagna, o anche che sia una cittadina, un cittadino, ad arrivare a pubblicare, rispetto a questo che mi sembra una specie di colossale sistema industriale ed editoriale? Per cui sarei curioso di chiederti come si diventa scrittori, come è diventato scrittore, come è passato da scrivere racconti eccetera eccetera a pubblicare in Cina. Adesso lui è uno scrittore pubblicato internazionalmente, ha addirittura un agente in Gran Bretagna, per cui improvvisamente ha seguito un percorso molto importante e molto strutturato. Davvero, come si diventa scrittori in Cina? Quando dico scrittori vuol dire pubblicare, incontrare i propri lettori, essere tradotti e così via.
一个作家的成才之路，以及他跟市场跟读者之间的关系，可能跟欧洲不太一样。据我所知，我认识的很多的国外的作家朋友，他们可能一直在写第一本书，然后就出版。在中国现在也会出现这种情况，但一般是一个畅销书作家会这样做，就是之前什么没写过，只写了一本书，直接出版，然后变成一个作家。 对比较严肃的作家来说，严肃文学的作家来说，中国文学的一个作家的成长机制是，他们一般都是先从短篇小说开始写，写短篇，然后写中篇，再写长篇。为什么这样？是因为中国有一个庞大的一个文学杂志的这样的一个传统。在中国有几百份文学杂志，这一点可能意大利的作家朋友应该会特别羡慕我们。 因为我知道在意大利发短篇小说的刊物极少极少，但是在中国有很多，每一个省都有好几份，所以在中国一个作家，他可以很容易通过写短篇小说，然后进入文学这个门槛。 Dunque, da questo punto di vista credo che il percorso che deve intraprendere uno scrittore cinese sia abbastanza diverso da quello a cui siamo abituati in Europa, per esempio. Io ho avuto modo di incontrare molti scrittori stranieri, i quali si sono ritrovati a scrivere un libro e immediatamente avere il loro romanzo pubblicato. Ecco, questo in Cina non succede, o almeno succede soltanto per la letteratura, diciamo, più commerciale, per i bestseller, la letteratura appunto dedicata al commercio. Mentre per la letteratura più pura, tra virgolette, il percorso che solitamente uno scrittore cinese fa parte dalla novellistica e dai racconti brevi e poi soltanto in un secondo momento si evolve e diventa la pubblicazione di un romanzo. Questo a causa della radicata tradizione che esiste in Cina delle riviste letterarie. In Cina ce ne sono a centinaia e sono queste che pubblicano appunto i racconti brevi e le novelle che permettono poi agli autori di farsi conoscere e di diventare scrittori. Mentre in Italia non si vedono molte pubblicazioni di questo genere letterario, in Cina è estremamente diffuso e tutti gli scrittori hanno scritto in precedenza novelle e racconti. Perché 也就是说，不管你这期发什么，发谁的作品，发谁的小说，印数都是一样的，打不考虑市场这个问题。所以很多的作家，他可以一点一点通过这样的一个途径，杂志先写短篇小说，再写中篇小说。当他在杂志上露脸的机会特别多以后，被出版商发现，觉得哎，这是一个好作家，我可以出版他的作品，因为这个作家在文学界的象征资本已经积累到可以 出版他的作品，然后不至于市场非常惨淡这么一个状况，然后一个作家，一个出版可以出版自己小说或专著的一个作家，这个时候才真正的产生了。 Questo perché c'è una differenza fondamentale. Le riviste non si curano del mercato, non danno importanza a se un libro può vendere bene o vendere male, cosa che invece le case editrici fanno. Ed è per questo che e questa è una differenza fondamentale. Non importa alle riviste se una determinata pubblicazione può avere o no un mercato di un certo livello. Ed è perciò attraverso questo canale che gli autori iniziano a pubblicare prima racconti e poi novelle e soltanto in un secondo momento vengono poi scoperti dalla casa editrice che, guardando il suo record passato di pubblicazioni con le riviste, riesce a individuare questo scrittore come un buon scrittore e quindi dargli poi la possibilità di pubblicare romanzi. Quindi, per un scrittore cinese, di solito, quando scrive un romanzo, ha un lungo processo di scrivere un romanzo e un lungo processo di scrivere un romanzo. Quindi, vediamo che un scrittore cinese, quando pubblica il suo libro, ha una gran parte di un lungo processo di scrivere un romanzo. Ma per un scrittore occidentale, E
E quindi sicuramente uno scrittore famoso, uno scrittore cinese che scrive romanzi, ha sicuramente alle spalle un'ampia pubblicazione di novelle e racconti brevi, e soltanto in un secondo momento poi ha raggiunto la forma del romanzo. E questo in Occidente non si verifica, perché ci sono numerosi scrittori che in una carriera intera hanno magari scritto soltanto un paio di racconti. E io stesso ho scritto molti racconti brevi e novelle, mentre romanzi ne ho scritti molto pochi. E praticamente tutti gli scrittori cinesi hanno questo tipo di esperienza. E un'altra differenza che si riscontra è il rapporto dello scrittore con la propria casa editrice. La tradizione italiana, europea, ma anche americana, fa sì che si verificano episodi in cui uno scrittore pubblica per tutta la vita con la medesima casa editrice, cosa che invece in Cina non si verifica, in quanto uno scrittore può pubblicare durante la sua carriera con numerosissime case editrici diverse. In Cina non c'è questo desiderio di mantenere un certo rapporto con lo scrittore e le sue pubblicazioni. Se si pubblica un libro, si decide la pubblicazione del libro successivo dello scrittore soltanto in base alla risposta del mercato. Se il libro vende si continua, se il libro non vende non si pubblica più. E perciò molti scrittori cinesi invidiano di fatto questo rapporto che gli scrittori occidentali spesso hanno con la propria casa editrice. C'è da dire che con gli sviluppi degli ultimi anni, con diciamo la crescente importanza anche del mercato internazionale, ci sono alcune case editrici che invece si preoccupano e fanno caso anche a questo aspetto, cioè ci tengono a mantenere un rapporto con lo scrittore dal momento in cui scoprono il suo talento e seguire man mano la sua crescita professionale.有一次我们一块到瑞士去，他引荐了他的瑞士的出版人，是出版他德语的一个出版商。阿莱跟我说，他特别愿意跟这个出版商一直合作下去，因为这个出版商说，我喜欢你的作品，不管你这个作品畅销还是不畅销，能卖的怎么样，我都愿意翻译出版。所以阿莱后来的所有的作品都在这个出版商那里方出版。 Per esempio l'esperienza di un collega, uno scrittore famosissimo cinese, lo scrittore Alai, che ha un rapporto simile con il proprio editore svizzero, che siccome è innamorato della sua opera, gli piacciono i suoi romanzi, ha affermato di non fare attenzione, di non dare importanza al fatto se le sue opere vendono o meno, ma di voler comunque proseguire la pubblicazione delle opere di Alai. 大概十年前，我见到一个出版商，中国的出版商。这个出版商特别喜欢我的小说，他希望我跟他签一个长期的出版合同，大概十年，也就是说十年之内，所有的作品都在他那个地方出版。我说可以，但是有一条，如果我只愿意写我想写的，没有那么大的市场或者不太好卖的作品怎么办？然后这个出版商想了想说，那算了吧，我们就不签了。 10 anni fa ho avuto modo di incontrare un editore che ha manifestato l'interesse per iniziare una cooperazione a lungo termine, cioè
iniziare, cioè pubblicare i miei romanzi in maniera sistematica. E io gli ho detto sì, va bene, però c'è un problema, se poi quello che scrivo, quello che voglio scrivere non ottiene una buona risposta dal mercato, come facciamo? E lui mi ha risposto, vabbè, allora niente, non lo pubblichiamo più. Sicuramente in Cina è molto difficile riuscire a diventare uno scrittore, ma se si riesce a oltrepassare le difficoltà che segnano l'inizio della carriera di uno scrittore, in seguito si diventa uno scrittore che può essere appetibile a numerose case editrici. Perciò ho alcuni miei amici che mi hanno detto appunto per poter però mantenere questo rapporto con le case editrici devi per forza scrivere dei bei romanzi. Aggiungo solo una cosa, abbiamo chiamato il romanzo Correndo attraverso Pechino per una chiara volontà in qualche modo di parlare al pubblico più vasto possibile, le connotazioni culturali forse si sarebbero perdute, abbiamo trovato un titolo che magari è banale ma in qualche modo non è bellissimo ma mi sembra onesto rispetto a questo personaggio che letteralmente corre da una parte all'altra, non prende i mezzi pubblici, sceglie di attraversare la città, le tempeste di sabbia e tutto il resto proprio sulle sue gambe, correndo qua e là. Questo è un po' il motivo di questo tradimento del titolo originale. Ecco, grazie, non me l'ero dimenticato, te lo volevo giusto chiedere, ma mi hai prevenuto. Ecco, io invece volevo chiedere qualche delucidazione per una mia curiosità. Ecco, nel romanzo, sempre in Correndo attraverso Pechino, viene citato più volte il film di De Sica, Ladri di biciclette, che sembra essere uno dei preferiti, ecco, del protagonista. Che ruolo gioca questo film nel romanzo? E magari anche cosa significa per te, Xu Zhechen? È un film che ti ha colpito particolarmente, tanto che hai deciso di inserirlo in un tuo libro. All'interno del processo di composizione di un romanzo è frequente che ci si imbatta anche in alcune, diciamo, casualità legate agli interessi dello scrittore. Per esempio questo film, Ladri di biciclette, mi piace molto e me ne piace anche altri, tra cui uno che è sempre un film italiano che parla della Sicilia, che perciò ho inserito nel mio romanzo. 另外在小说里面，小说的主人公跟偷自行车的人，他的主角之间的生活有很大的相似之处。 E sicuramente ci sono delle grandi somiglianze anche tra la vita che conduce il protagonista del romanzo e le condizioni dei protagonisti di Ladri di biciclette. 还有，如果大家有兴趣看了这个小说，会发现这个小说里面也出现了一个偷自行车的人。 E se avrete occasione di leggere il mio romanzo, scoprirete che nel romanzo stesso a un certo punto abbiamo la comparsa di un effettivo ladro di biciclette. 我当年在北大念书的时候，第一个月丢了三辆自行车。 Durante il primo mese in cui frequentavo l'università di Pechino, nel giro di un mese mi sono state rubate ben 3 biciclette. 所以在这小说里我就写了一个关于怎么自行车丢的一件事。 E perciò ho deciso di inserire questo episodio anche all'interno del mio romanzo. 给大家讲一讲这个小故事，很简单。 E vi racconto una storia molto molto semplice. 小说里面这个主人公想去买一辆自行车，然后在大学里面贴了一张广告，想求购一辆自行车，然后留下了自己的联系方式。很快有人给他打电话，他说我有自行车，你想不想要？我们见个面。然后他们就见面了。E all'interno del romanzo si narra appunto di questo
del protagonista Don Juan che attraverso una bicicletta ha modo di affiggere degli adesivi pubblicitari ed entrare in contatto poi con il venditore di biciclette. 然后见面的时候发现那个给他打电话的人空着手来根本没有自行车. E dopo aver contattato questo venditore di biciclette perché appunto voleva comprare una bicicletta, ha scoperto che in realtà lui non aveva nessuna bicicletta. 小说里这个人物就问自行车在哪呢? 然后对方就说, e perciò gli chiede: ma quindi dov'è questa bicicletta? E lui gli ha detto: beh, vieni, cammina con me. 大家知道北京大学非常大，里面的学生特别多，有四五万人，所以有很多的自行车。 E sicuramente potete immaginare che l'università di Pechino è enorme, ci sono migliaia di studenti e quindi di conseguenza tantissime biciclette. E davanti a tutti i cancelli dell'università si trova una marea di biciclette posteggiate. E allora mi ha detto: guarda un po', cerca un po' quella che ti piace. Io ne ho scelta una, abbiamo parlato un po' del prezzo della bicicletta e il giorno dopo mi ha telefonato e mi ha detto: la tua bicicletta è pronta, puoi passare a prenderla. E è venuto però un dubbio al protagonista del romanzo che ha visto che questa bicicletta gli era piuttosto familiare, perciò si è chiesto: ma come mai questa è così simile a un'altra bicicletta che ho già visto? Ma non è che ci somiglia, è proprio quella, è proprio la tua. E perciò mi sono soffermato sui dettagli di questa faccenda anche all'interno del romanzo. Sì, io avrei un'altra domanda che riguarda sempre questo romanzo. Ora, gli storici della letteratura, sia cinesi che occidentali, hanno l'abitudine o forse il vizio di etichettare continuamente la letteratura cinese moderna e contemporanea, dividendola in piccole correnti, una marea di piccole correnti. E ce n'è una che è stata molto celebre negli anni in cui Xu Zhicheng era bambino probabilmente, ma che sembrerebbe avere qualcosa in comune con il suo modo di scrivere, cioè la letteratura dei teppisti, la Liu Man Wenxue. Ora, è quella di Wan Shuo per intenderci, che a sua volta era influenzata da certa letteratura americana. Ora vorrei sapere se lui stesso, Xu Zhicheng, non è stato in qualche modo influenzato da questo tipo di letteratura. In Cina, 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 in Cina
就是那种吊儿郎当的不愿意或者说不总是在文学里提供正能量的那样的一些文学作品的时候大家就有点不适应或者说当时有一个术语叫消解崇高就是解构把一些崇高的严肃的这种高大上的东西给解构掉变成是我们的生活也可以出现这样一些低级的猥琐的平常的嬉笑的这样的一种风格所以王朔刚出现的时候引起了很多的议论 Sicuramente nella letteratura cinese sono presenti numerose correnti che sono state appunto analizzate, etichettate in passato e la differenza era che in passato la letteratura aveva un ruolo molto serio, un ruolo educativo, ci si chiedeva
quale fosse la sua funzione all'interno della società. Perciò noi tutti che abbiamo studiato anche letteratura ci siamo focalizzati su un tipo di giudizio anche di valore della letteratura, che cosa ci sta insegnando, qual è la sua funzione. Tuttavia, quando abbiamo assistito alla comparsa di questa letteratura dei teppisti, di questo del fenomeno Wang Shuo, ecco che questa funzione è sparita, in quanto il centro dei racconti e della letteratura è diventata la vita quotidiana e i dettagli, anche indipendentemente dal ruolo educativo della letteratura, e perciò questo sicuramente ha influenzato la letteratura. 但是随着中国整个社会的发展以及我们的文学视野的拓宽，我们慢慢能够接受王朔，而且现在很多年轻人都特别喜欢王朔和王小波这样的作家。 E attraverso lo sviluppo che è venuto in seguito abbiamo man mano imparato ad accettare questo tipo di letteratura come Wang Shuo e Wang Xiaopo, questi autori famosi. 因为我们觉得不仅仅是一些严肃的、高尚的、崇高的、高大上的那些东西可以进入文学，同时我们琐碎的、日常的这样的生活也可以进入小说，成为一种文学的素材。 Perché riteniamo che la letteratura non sia semplicemente qualcosa che deve avere dei toni altisonanti o degli scopi o il sublime o degli scopi particolarmente alti, ma in realtà anche la vita quotidiana e gli aspetti più triviali dell'esistenza dell'individuo possono entrare a far parte della letteratura. 也就是说我们慢慢能够接受一个人不一定非得时时刻刻的穿西装，还可以穿休闲装，穿运动服。 E perciò riteniamo che la storia di un individuo possa essere trasposta all'interno dei romanzi indipendentemente da quanto sia portatrice di valori alti. Sicuramente Wang Shuo ha fornito alla Cina, alla letteratura cinese, una nuova prospettiva e un nuovo materiale su cui lavorare all'interno della letteratura. 我个人很喜欢王朔，也很喜欢王小波。我觉得他对中国当代文学的贡献，他们都很大。 A me piace molto Wang Shuo, mi piace anche Wang Xiaopo, e credo che il loro contributo alla letteratura cinese contemporanea sia grandissimo. Bene, allora, infatti Wang Shuo è citato anche in uno dei capitoli dell'ultimo romanzo di Xu Zhechen, quando si cita appunto i ban shi hai shui, i ban shi huo yan. Bene, allora siamo arrivati alla conclusione, per cui ringrazio ancora moltissimo il nostro autore Xu Zhechen, che è stato veramente molto esauriente nelle sue risposte. Grazie. Ringrazio anche il professor Ceresa, Mattia Carratello di Sellerio, ringrazio Martina Codeluppi per il suo interpretariato. E naturalmente vi invito a fare questa letturina, che vi assicuro non è assolutamente pesante, ma anzi vi darà grandi soddisfazioni. Per cui vi ringrazio ancora e vi auguro un buon pomeriggio.